Giovinotto famoso per il suo eroico salvataggio dei superstiti, della tragedia, del Rigopiano a Farindola, continua con la sua generosità. Ha scelto infatti di destinare le risorse in denaro del premio d'Andrea, che gli è stato conferito a Termoli, alla Croce Rossa di Penne. Tanti gli attestati di riconoscimento, di riconoscenza e di gratitudine che ancora oggi arrivano, vero? Sì, ancora oggi molte associazioni stanno organizzando dei riconoscimenti nei confronti di soccorritori, e tra cui anche la Guardia di Finanza, e ultimamente siamo stati premiati a Termoli dal Rotary, e un premio in denaro che ho pensato di devolvere alla Croce Rossa di Penne per la realizzazione di un posto avanzato che verrà costruito lì a Farindola. Sicuramente è piacevole, ma ancora vivo molto il ricordo di quelle vittime che purtroppo non siamo stati in grado di poter salvare, però siamo contenti allo stesso momento per quello che possiamo fare per il futuro. Ecco, è bello però pensare che nella tragedia, grazie al vostro intervento, avete salvato numerosi dispersi sotto le macerie dell'hotel. Sì, e comunque alla fine complessivamente sono state tratte in salvo 11 persone, e comunque gratifica per il lavoro che è stato fatto da tutti i soccorritori, e infatti i premi che sto ricevendo li voglio sempre dedicare a tutti quanti, perché tutti quanti abbiamo lavorato, tutti i parenti, e hanno permesso, ciascuno con le proprie specialità, di poter raggiungere quell'obiettivo. Gagliardi, il soccorso alpino della Guardia di Finanza rappresenta un po' un'eccellenza, un vanto per quanto riguarda i servizi che vengono posti sul territorio. Ecco, parliamo un po' di questo soccorso alpino, come è strutturato, come siete organizzati. Allora, esistono 26 stazioni in tutta Italia, siamo complessivamente circa 350 militari, abbiamo circa 50 unità cinofile. Qui in Abruzzo siamo con due stazioni, una sull'Aquila, che copre quindi il versante teramano e quello aquilano, e una a Roccaraso, che comunque copre tutte le esigenze che si verificano nel territorio, quindi della Maiella, quindi Chieti e Pescara, e parte del Parco Nazionale. Gagliardi, da ogni evento, da ogni situazione drammatica acquisite delle competenze e della professionalità in più che vi servono poi per affrontare le imprese future. Sì, sicuramente questa di Rigopiano è stato un evento particolare, in quanto era sia una valanga che un terremoto, quindi lavorare lì è stato più complesso rispetto ai vari terremoti dove siamo stati impiegati anche come Guardia di Finanza e altre valanghe dove siamo intervenuti. Comunque esperienza che comunque servirà, e speriamo che non succederanno più queste tragedie per il prossimo futuro.